Ciao ragazzi, allora adesso vi faccio vedere una cosa molto particolare che hanno deciso di fare presso un comune che si trova molto vicino al comune dove abito io. Allora, innanzitutto vi faccio vedere dove mi trovo in questo momento. Mi trovo semplicemente vedete? In un luogo pubblico, perché guardate, ad esempio lì c'è una recinzione, qua c'è il campo e lì c'è la strada comune. Quindi in questo momento io con il mio corpo, con i miei piedi sto calpestando suolo pubblico. E guardate che cosa ha deciso di fare l'amministrazione comunale di questo paese in cui mi trovo. Ha deciso di piantare tutta una serie di alberi, alberi da frutta. Infatti, adesso qua vi faccio vedere, questo qua per esempio è un albero di mele pere, un incrocio tra mele e pere. Subito dopo ce n'è un altro, ecco qua, un altro albero di mele pere, poi vabbè questo qua non so, ecco vabbè questo qua per esempio sembrerebbe che non abbia frutti, però allora due alberi di mele pere li abbiamo già visti, poi andando avanti ce n'è uno di prugne che è questo qua. Anzi, scusate, cachi, questi sono cachi, sono ancora acerbi, però poi quando diventeranno maturi prenderanno la classica colorazione arancione, poi qua dovrebbe esserci un albero di prugne, ecco sì, ecco qua, prugne, e poi via dicendo ancora mele, pere e bla bla bla. Tutto un filare di alberi da frutta che un paesano dovesse venirgli fame, viene qua e si prende la frutta senza doverla andare a comprare. Perché bisogna comprare la frutta se la natura la dà? Questa è un'idea giusta che questa amministrazione comunale ha deciso di fare. È vero che anche per esempio al mare ci sono le pinete dove ci sono le pigne con i pinoli, però diciamo che questa qua è una particolarità perché non mi sembra di ricordare altri paesi qua nelle vicinanze, ma anche magari qualche chilometro più in là, in cui appunto c'erano filari di alberi da frutta. E invece qua ci sono, per cui appunto se un paesano dovesse avere particolarmente fame viene qua e si mangia la frutta come è giusto che sia. Oppure magari una persona che in quel momento della vita ha avuto particolarmente sfortuna, è rimasta a casa dal lavoro, per qualche periodo ha la fortuna di potersi alimentare senza rompere le balle alla comunità. E quindi, boh, secondo me questa è una bella iniziativa e spero che questo video documentario abbia successo, di modo che questa idea possa iniziare a circolare seriamente in giro per paesi, città e chissà che magari tra qualche anno si possa iniziare a passeggiare dove si vuole e avere la fortuna di vedere invece che sempre solo querce, le classiche querce, alberi che non hanno frutto, invece alberi che diano frutta e quindi qualcosa da mangiare. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!